Poiana ferruginosa, il cui nome scientifico è Buteo regalis, è un rapace originario del Nord America. Essa è una delle poiane dalle dimensioni maggiori, infatti ha un'apertura alare che può superare il metro e mezzo ed arriva ad una lunghezza di circa 70 cm. Come forma e dimensioni si avvicina molto alle aquile. In molti, infatti, pensano che sia stata classificata come appartenente al genere Buteo per errore, in quanto sia morfologicamente che come comportamento si avvicina, come abbiamo detto, più alle aquile che alle poiane. Tant'è che in Canada c'è una proposta in corso per modificarne la tassonomia, portandola da Buteo ad aquila. Il dimorfismo non è molto evidente. La differenza principale è la dimensione, con la femmina leggermente più grande. Le poiane ferruginose hanno un petto bianco, il dorso e le ali sono di un color ruggine brunastro, la testa è bianca con una striscia scura che si estende dietro l'occhio, le punte delle ali raggiungono quasi la punta della coda. Tre aree chiare sulla superficie superiore delle ali spiccano come delle finestre e un segno fulvo sulla parte posteriore della testa è forse la caratteristica più evidente di questo rapace. Gli habitat preferiti da queste poiane sono le regioni erbose aride e semiaride del Nord America, le campagne e le praterie aperte pianeggianti o ondulate, colline pedemontane o altipiani di media elevazione, in gran parte privi di alberi. Durante la stagione riproduttiva la preferenza va alle praterie. La nidificazione avviene nelle aree aperte, anche a terra, o negli alberi lungo i corsi d'acqua. I campi coltivati e le praterie modificati vengono evitati durante questo periodo. Nella coppa interna del nido vengono deposte ad intervalli di 2 giorni da 3 a 5 uova, di forma ovale e di colore molto chiaro, con macchiettature rossastre. Le uova vengono covate da entrambi i genitori per circa 30 giorni. Dopo un periodo che varia dalle 4 settimane ai 50 giorni, i giovani lasciano il nido, raggiungendo la completa indipendenza tra gli 80 e i 90 giorni. La maturità sessuale viene raggiunta intorno ai 3 anni di età. La poiana ferruginosa si nutre di mammiferi di tutte le taglie, dai micro roditori fino alle lepri e ai conigli. Essa viene usata nel bird control per allontanare animali ed uccelli di grosse dimensioni, come gli aironi ed altri appartenenti alla famiglia Ardeide. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale.